Buongiorno gente, se vi state chiedendo perché ho un mini giardino in camera, la risposta è molto semplice, avevo bisogno di ostentare il mio nuovo acquisto per il balcone, ma fuori non sta smettendo di piovere praticamente da quando abbiamo finito di ristrutturarlo il weekend scorso. E a parte questo, il tavolino e le due sedie sono anche il motivo principale per cui è nata tutta questa haul. Ora la smetto di piangermi addosso perché in questo angolino sono parcheggiate tutte le cose che devo farvi vedere in questo video. E sono qui da una settimana e quindi è arrivato il momento di tirarle fuori e metterle al loro posto. Come avete già capito dal titolo del video, questi sono tutti acquisti fatti all'IKEA, a parte questi qui che sono i miei nuovi fiori per il balcone e sono delle bellissime petunie e delle bellissime edere. Però purtroppo, come dicevo, piove, non riesco a piantarle e quindi me le godo qua in camera mentre sto facendo il video. Il primo acquisto è questo vaso qui che ho acquistato per caso, ho trovato per caso all'IKEA e in realtà non avevo intenzione di comprare un vaso, ma tutte le volte che vado all'IKEA finisco per comprarne uno perché sono troppo belli. Questo qua ha una forma davvero bellissima e ha anche questo dettaglio un po' a onde e lo vedo perfetto per metterci dentro delle peonie a gambo corto. O delle rose o un mix di peonie e rose e un po' di eucalipto, secondo me è perfetto. Devo solo andare a trovare il bouquet giusto. La seconda cosa sono delle tazze. Queste tazze io le ho già, ma volevo completare la mia collezione e queste tazze sono davvero bellissime. Forse le avete già visto in qualcuno dei miei video. Le prime le ho acquistate, non mi ricordo più quanto tempo fa, forse un anno, forse di meno, però comunque le adoro e siccome la prima volta ho acquistato solo 4 tazze, questa volta sono andata proprio convinta di acquistarne altre 4 per completare la collezione, quindi avere più tazze per quando viene a trovarci qualcuno, perché 4 sono un po' poche. E quindi ora ne avrò 8. Questa collezione che si chiama Gladeling, forse se non sbaglio, è davvero bellissima perché è davvero rustica, questo finish molto molto bello e sono proprio perfette per lo stile che piace a me. Sempre di questa collezione fanno parte anche queste cosine qua. Ovviamente la collezione non riguarda solo le tazze, ma anche i piatti. L'altra volta quando ho acquistato le tazze e i piatti non avevo acquistato le ciotoline, ma nel tempo mi sono resa conto che ne avevo bisogno. Anche queste ciotoline sono davvero bellissime, sono perfette per il porridge a colazione o per metterci qualcosa dentro per fare un aperitivo, delle salsine, delle patatine, delle olive, perché no, un po' di formaggio. E quindi saranno molto molto utili, lo so già. Sempre di questa collezione qua fanno parte i piattini, avevo azzeccato il nome, si chiamano Gladelic. Per completare la mia collezione di piatti ho comprato anche questi piattini qui, ne ho comprati 4 perché ne ho già altri 4 e così avrò di nuovo 8 pezzi. Numero perfetto per quando viene a trovarci qualcuno. Sempre per completare questa collezione, ho acquistato i piatti fondi, quelli per le minestre, le zuppe, quello che vogliamo. E questi, siccome non li avevo proprio comprati l'altra volta, perché ne ho già altri 4 di un'altra tipologia e di un colore un pochino più scuro e pensavo di utilizzarli insieme a questi qua, ma in realtà anche se ci possono stare insieme, preferivo completare di nuovo la collezione con i piatti della stessa linea. E di questi ne ho presi 8. Proprio per questa ragione, perché non ne avevo ancora acquistati e quindi mi servivano proprio tutti i 8 piatti. Gli ultimi due pezzi di questa collezione qua sono questo piatto grande per servire in tavola qualcosa e questi piattini un pochino più piccoli che loro suggeriscono di utilizzare tipo per fare aperitivo o per mettere in tavola delle cosine un pochino più tipo da stuzzicare.
Questa forma è davvero bellissima e perfetta secondo me. E così ho completato tutta la mia collezione. Sono davvero felicissima perché questi piatti erano sold out e sono stati sold out per molto tempo. E quindi ora che li ho trovati disponibili, li ho comprati subito. Non ho aspettato ancora per decidermi. Un'altra cosina che ho acquistato sono queste tovagliettine qua della linea Morit, sono in cotone e poliestere, 80% cotone e 20% poliestere. Sono davvero bellissime e mi servivano per il tavolo in cucina. Non trovo la quarta. Mi servivano per il tavolo in cucina perché il tavolo è davvero scuro, non mi piace molto e avevo bisogno proprio di utilizzare qualcosa per renderlo un pochino più chiaro, più luminoso, e ho optato per queste tovagliette qua e non per una tovaglia perché comunque il tavolo io lo utilizzo anche per cucinare a volte e la tovaglia sicuramente non è comoda, per cui queste saranno davvero perfette per renderlo un pochino più bellino quando mangiamo. Hanno davvero una trama bellissima, sono beige e quindi perfette per stare insieme a tutti gli altri colori che ho scelto per la cucina. Un'altra cosa che appunto sta bene insieme alle mie tovagliette e ai colori che in generale scelgo per la casa sono questi cuscini qua per le sedie e sono dei cuscini della linea Vipar e sono davvero bellissimi. Io ho anche altri cuscini in questo stile qua, ma sono quelli del modello un pochino più vecchio e non sono così cicciosi e morbidosi. Questi sono molto molto più belli e ho intenzione di utilizzarli o in cucina oppure sulle sedie in salone. Sono davvero bellissimi, il tessuto è molto molto bello e sono morbidissimi e comodissimi. Ci sto seduta sopra uno di questi in questo momento e sono davvero comodi. Ovviamente sono lavabili in lavatrice e asciugabili in asciugatrice, per cui sono perfetti perché essendo molto chiari poi tendono a sporcarsi molto velocemente, per cui è ottimo avere la possibilità di poterli lavare in lavatrice, così come queste tovagliette qua. Fortunatamente in questo l'IKEA è molto previdente e tutti i tessuti, anche quelli dei divani, sono lavabili in lavatrice, tutti più o meno. Io ho il divano Hector, quello è sfoderabile e si lava tranquillamente in lavatrice, l'ho lavato più di una volta ed è venuto perfetto. Ecco qua, ora non è proprio bellino, però rende un po' l'idea di quello che dicevo. Questa tovaglietta sta benissimo con questo tavolo e in più anche la sedia ricoperta con questo cuscino è perfetta. Altre cosine che ho acquistato per la cucina sono queste due teglie che sono perfette per il forno, per la pizza, ovviamente, perché sono tonde, ma ovviamente possono essere utilizzate anche per cucinare tante altre cose. E quelle che ho io sono già un po' troppo consumate, per cui queste saranno perfette per sostituirle. Un'altra cosa per la cucina è lo schiacciapatate. Sembrerà strano, ma non ne ho uno. E quando quelle 3 volte all'anno che voglio fare il purè, divento molto frustrata perché schiacciare tutto il purè con una forchetta non è il massimo. Io preferisco questo tipo di schiacciapatate perché secondo me è molto meglio di quello che riempi con le patate e schiacci. È solo una preferenza personale, ma è motivata dal fatto che comunque quello che riempi di solito è molto più difficile da lavare, e io sono un po' pigra in questo, ma secondo me spreca anche un po' di purè. E per questo motivo ho preso questo qua che è in acciaio inox. Un'altra cosa per la cucina sono questi asciugamani bellissimi che ho già, ma siccome ne devo buttare tantissimi che sono troppo consumati, questi sono davvero perfetti. Il tessuto è molto morbido, 100% cotone, ovviamente, e la fantasia è molto molto carina. Io la trovo molto elegante e mi piacciono davvero tantissimo. Ne ho già altri 4 e questi andranno a completare la collezione.
Anche perché gli asciugamani per la cucina, ovviamente essendo utilizzati molto spesso per asciugare i piatti, poi col tempo si consumano perché vengono lavati molto spesso, per cui questi non sono mai troppi. Altre cosine per la cucina sono queste due scatole in silicone e sono davvero bellissime perché hanno questo colore grigio e azzurrino pastello. Le ho trovate per caso, sembravano finite, invece queste erano ben nascoste sotto insieme ad altre cose. E sono felicissima di averle trovate perché fanno parte di una nuova collezione di IKEA e sono davvero bellissime, molto molto estetiche. L'ultimissima cosa per la cucina è questo stampo per il ghiaccio, perché io ce l'ho quello normale del frigo, ma un po' troppo duro e faccio sempre fatica a tirare fuori il ghiaccio, per cui lo devo far sempre sciogliere un pochino di più per poterlo estrarre. E questo, essendo in silicone, secondo me renderà questa operazione un pochino più semplice. La forma è davvero carinissima, così come il colore, e non ho potuto resistere. L'ho comprata. Un'altra cosa per organizzare la casa è questo contenitore trasparente Samla. Questi probabilmente li conoscete e sono davvero utilissimi. Io l'ho comprato perché quello che utilizzo già per la cassetta degli attrezzi è un po' troppo pieno, per cui me ne serviva un altro. E questi sono davvero utili per un sacco di altre cose. Si può utilizzare anche in cucina per riporre dentro degli attrezzi da cucina, oppure per metterci dentro degli ingredienti o come contenitore all'interno dei cassetti, perché essendo trasparente ti dà la possibilità di vedere quello che c'è dentro e non fare fatica a trovare le cose, che spesso capita a me, perché io metto sempre le cose in questi contenitori molto chic, molto carini, però peccato che non sono trasparenti e le cose dentro non si vedono e devo sempre tirarli fuori tutti per vedere quello che c'è dentro. L'ultimissima cosa che ho acquistato è questo contenitore della linea Stuck e mi serviva per il cassetto dei calzini. Vi faccio vedere di nuovo il tavolino e le sedie perché sono davvero bellissimi e carinissimi e sono un acquisto davvero perfetto. Sono la cosa più bella che ho acquistato in questo haul all'IKEA. E tra l'altro non costano nemmeno tanto per la qualità che hanno. Ho pagato 43 euro per questo tavolino e le due sedie. Nel frattempo è iniziato a diluviare tantissimo fuori, forse si sente. Io ho esaurito tutte le cosine da farvi vedere in questo haul. Spero di avervi dato un po' di ispirazione di cose carine da acquistare all'IKEA. Fatemi sapere anche voi quali sono le vostre cose preferite. Io come sempre vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!